sciopero generale del pubblico impiego lo scorso 28 settembre in piazza a Roma, 200 lavoratori della funzione pubblica della CGIL di Bari. La Camera del Lavoro apre uno sportello CAF presso l'Ateneo e il campus, dove gli studenti potranno farsi calcolare l'importo esatto delle tasse universitarie. Ben ritrovati su CGIL Bari Web TV. Lo avete sentito dai nostri titoli: sciopero generale del pubblico impiego lo scorso 28 settembre a Roma. In piazza oltre 200 lavoratori della funzione pubblica della CGIL di Bari hanno incrociato le braccia. Sentiamo le ragioni della protesta nell'intervista al segretario generale della funzione pubblica della CGIL di Bari, Domenico Ficco. Abbiamo già dato lo slogan di questa manifestazione nazionale per protestare contro i tagli del governo Monti. Da Bari circa 200, oltre 200 della funzione pubblica della CGIL scendono in piazza e protestano. Quali sono le motivazioni? Oggi anche Bari è qui in piazza insieme a tutte le altre regioni per protestare contro una riforma che sotto il falso nome di revisione della spesa pubblica tende semplicemente ad effettuare dei tagli lineari, e questo significa ricadute sui servizi pubblici, in particolare sui cittadini, ma anche sui lavoratori pubblici, con tagli alle dotazioni organiche e quindi l'incapacità di poter erogare medesimi servizi con meno personale. Queste le motivazioni essenziali, ma anche il fatto che noi siamo disponibili a dialogare con il governo, perché riteniamo che sia necessaria una riorganizzazione della pubblica amministrazione, ma che questa riorganizzazione, che questa ristrutturazione debba essere concertata con tutte le parti sociali e quindi anche con i sindacati, visto che l'atteggiamento ultimo di questo governo è quello appunto di tentare di saltare il passaggio del confronto con le parti sindacali. Una serie di tutele individuali e collettive riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro è uno dei servizi che la CGIL di Bari offre ai propri iscritti, con l'obiettivo di fornire informazioni adeguate e trasparenti nell'ambito della tutela vertenziale e legale. Sentiamo le interviste a Francesca De Leonardi e a Paolo Villasmunta, responsabile ufficio vertenze della CGIL di Bari. Noi diamo assistenza a tutti i lavoratori per quanto riguarda appunto le tutele dei diritti che derivano sia dai contratti collettivi di lavoro e sia dalla legislazione del lavoro che appunto riguarda i lavoratori. Ci rivolgiamo a tutti i lavoratori, quindi diamo informazioni su quelle che sono anche le tipologie contrattuali, quindi lavoratori subordinati ma anche lavoratori atipici, quelli cosiddetti precari o anche parasubordinati. La nostra assistenza consiste nel dare comunque informazioni su quelli che sono i diritti dei lavoratori, nel fare una prima verifica sulle buste paga, sull'esattezza delle buste paga, su eventualmente quelli che devono essere gli istituti contrattuali che riguardano i lavoratori, e poi anche qualora il lavoratore ce lo chieda o si riscontri che ci sono delle anomalie, diciamo, nel rapporto di lavoro intercorso, attiviamo anche la vertenza. Da noi si rivolgono i lavoratori per vertenze individuali, perché spesso le vertenze collettive sono seguite principalmente dalle varie categorie. Comunque noi garantiamo l'assistenza ai lavoratori di qualsiasi categoria. I lavoratori che più si rivolgono all'ufficio vertenze sono soprattutto quei lavoratori che per le loro condizioni appunto di lavoro non hanno la possibilità di incontrare subito il sindacato, magari il sindacato di categorie, perché parliamo magari di lavoratori che lavorano nel settore dell'artigianato, quindi piccole, piccolissime aziende, o anche lavoratori migranti, anche magari badanti, ma anche in generale lavoratori che provengono da altri paesi. E siamo aperti al pubblico ogni pomeriggio dalle 16 alle 18:30. Il nostro ufficio comunque è anche presente con sportelli in alcuni territori provinciali. Difatti siamo presenti nel territorio della CGIL di Altamura ogni primo e terzo martedì del mese e ogni secondo e quarto martedì del mese anche presso la CGIL di Gioia.
La Camera del Lavoro metropolitana e provinciale apre uno sportello CAF presso l'Ateneo e il Campus, dove gli studenti potranno farsi calcolare l'importo esatto delle tasse universitarie. Sentiamo Roberto Fiore, operatore dell'ufficio CAF della Camera del Lavoro di Bari, e Alessandro Castellana del coordinamento Link Bari. Le interviste. Siamo qui come CAF CGL a dare una mano e una consulenza ai ragazzi che si iscrivono all'università e che quindi naturalmente devono affrontare una serie di problematiche, di dubbi di tipo fiscale, burocratico e, per quanto riguarda i redditi e le iscrizioni. Quindi siamo qui e diamo ogni tipo di risposte, ogni dubbio che logicamente può esserci. E, siamo a disposizione per qualsiasi informazione e per compilare le pratiche in modo che l'iscrizione vada a buon fine e ci siano i calcoli esatti, perché ricordiamoci, questo è un servizio molto importante. Sbagliare un calcolo significa pagare molte più tasse con tutto quello che ne consegue. Ci sono molti dubbi per quanto riguarda i redditi che vanno a influire sull'iscrizione, quindi è importante rivolgersi a un operatore esperto in modo che vengano date le informazioni esatte. Difatti molto spesso ci sono dei redditi che non vengono inseriti e sono importantissimi invece da inserire, viceversa vengono inseriti dei redditi che la normativa non prevede. Ovviamente degli sbagli possono procurare delle sanzioni e degli errori particolari, quindi è importante esaminare con calma la documentazione. Ogni mercoledì all'interno delle nostre aulette è possibile avere un operatore della CGL, appunto grazie alla loro disponibilità, che prenderà i documenti degli studenti per comporre gli SEU da trasmettere all'università. Per fare in modo che questo servizio sia fruibile da tutti gli studenti, alterniamo ogni mercoledì tra centro e campus, quindi facciamo un mercoledì all'interno dell'auletta di giurisprudenza, che è una facoltà situata all'interno vicino alle facoltà, diciamo, umanistiche della città di Bari, e l'altro mercoledì invece facciamo il servizio nell'auletta di scienze, che è al campus, appunto per dare la possibilità agli studenti che invece seguono materie scientifiche di avere la possibilità, appunto, di accedere al servizio CAF più vicino a loro. Bene, è tutto, grazie per essere stati con noi, potete seguirci sul nostro sito internet www.cgelebari.it. Arrivederci.